Mentre la terra continua a tremare e spaventa ancora le persone, qui nella diocesi di Teramoatri un segno di speranza arriva da Montorio, precisamente dalla chiesa di San Rocco, dove oggi, 25 dicembre 2016, si riapre la chiesa dopo il, la chiusura per i danni del terremoto. Siamo con l'ingegner Gabriele Di Felice Ardente, a lui vogliamo chiedere i lavori che sono stati effettuati per poter permettere questo che possiamo chiamare un miracolo. Sì, sono state realizzate esclusivamente opere provvisionali in questa prima fase. È stata messa in protezione la parete, che la controfacciata della de, de, de de chiesa, che era in pericolo anche l'organo molto antico che abbiamo, che abbiamo nel luogo di culto. Quindi abbiamo messo in protezione l'organo e mediante opere provvisionali abbiamo protetto la parete che aveva serie lesioni. Successivamente saranno effettuati lavori sulla copertura per controllare, perché piove in più punti della chiesa, per controllare la copertura stessa e vedere un po' come sono messe le travi, le capriate in legno che, sono, che coprono l'aula principale. Si può dare un tempo, si può dire quanto tempo occorrerà insomma, per poter finire questi lavori? Ora ripeto, sui lavori della Chiesa sono stati fatti i primi lavori, quindi verranno realizzati i primi lavori con questo primo stanziamento che ci, consente, ci è consentito di riaprire la Chiesa per il Natale. Eh, I lavori successivi, siccome si tratta di importi maggiori. Dovranno essere prima stabiliti i finanziamenti e poi si potrà procedere a, ai lavori completi, eh, al ripristino completo della gibilità della Chiesa. Don Nicola Iobbi, parroco della, di, della parrocchia di Montore e della chiesa di San Rocco, è un'emozione per lei la riapertura in questo Natale di speranza della sua chiesa? Beh, certo, su cinque chiese che avevamo, su cinque chiuse, con una popolazione così numerosa, anche se adesso è spopolata perché molti stanno fuori, accampati o ospiti alberi perché si è e quindi avere almeno una chiesa, e modo di celebrare più una, un tentone o all'aperto è un grande dono insomma, per la comunità e per tutti. No? Poi sono chiese che meritano anche veramente di sopravvivere, che sono molto antiche e anche interessanti. Sì, a lei però vogliamo chiedere una cosa un po' più profonda, visto che comunque questa esperienza fuori dalle mura di una chiesa ha dimostrato che la Chiesa in realtà non è fatta proprio di mura, come dice Gesù. Sì, però eh, si è visto anche un calo di presenza enorme, perché il disancio crea anche più problemi di quelli che oggi viviamo, che c'è purtroppo una scritta di situazione di massa abbastanza notevole. Allora, ecco, la, 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 se ci dà, l'ho visto oggi per esempio, che c'è stata la chiesa di Aperto, si sono riempite le chiese, ma altri giorni è, è, è sempre un numero molto limitato. Quindi torniamo al caldo delle mura della chiesa di San Rocco. Sì, senz'altro. Ecco, speriamo che adesso ci sarà ancora un'altra piccola interruzione perché dovranno verificare il tetto, non fatto soltanto la facciata. No? Dal 10 di gennaio in poi un'altra sosta ci sarà. Però speriamo che sia breve e che poi ci trovi la soluzione di stabilità.